Intanto io credo che l'Italia avrebbe bisogno in questo momento di una posizione diversa. Abbiamo sentito anche poco fa, ma è un po' il refrain dall'inizio, Colpa un'opposizione che non ha dell'opposizione. cercato di dare una mano davvero. Ha dall'inizio cercato di speculare su ogni cosa avvenisse e ha con un atteggiamento davvero Sì, altalenante. però Insomma, decidete quest'estate abbiamo voi, no? visto Decide la tutti maggioranza. l'atteggiamento. Sì, ma cioè, a sentire le prediche da chi per mesi ha dato la sponda a posizioni filonegazioniste, Ma chi? creando Ma chi? assembramenti, facendo finta di Ma chi? nulla, beh, i suoi leader, Salvini e la No, Meloni, la di certo Meloni non non ha sono stati mai leader fatto la rigoristi negazionista. dal punto di Non ha vista mai del fatto la virus. negazionista la Senta, Meloni. avvocato, La avvocato, lei non è in Meloni, non mi un'aula di parlate tribunale. sopra. Lei Scusa, non no, è in un'aula di dell'altro, tribunale a facciamo fare la parlare ricca Ricci. Non ha difensiva. diritto di Lei, mentire. ecco, vede, questa è Beh, l'opposizione in Italia, fermi. questa è la destra in No, Italia, l'opposizione vi eccola. ha votato 100 miliardi di sforamento Questa è del la destra debito. in Sprechi, Italia. sprechi, Ecco, aspetta. continui, No, De volevo, Mastro, mi faccia sentire Ricci. dimostrare quello che lei No, sta certo, facendo, però quindi magari diciamo a Ricci che non mi può dire che la facilita il Meloni è compito. romana. Però noi dobbiamo pensare adesso all'emergenza sanitaria, eh? Ricci, facciamo uno sforzo in più. No, Mi io spero che il facilita il suo compito compito. non sia, diciamo, battibeccare. Queste sono tutte cose Brava. che ci stanno. È politica, però noi abbiamo un'emergenza sanitaria. E quindi io voglio sapere se Beh, secondo. lo dica al collega collegato, perché io non battibecco. Io stavo esprimendo il Prego. mio pensiero come lui ha fatto e lui mi ha Oh. interrotto, quindi lo dica lui per No, favore, non ma io me. le ho fatto una. Ma Per essere chiari. infatti io le ho fatto una domanda io, diciamo, non del Mastro. Ecco. Arrivo. Arrivi. Allora, la divisione per aree e per colori, diciamo Sì. così, non è una divisione così, come dire, politica, è una divisione che si basa su dei dati scientifici e tecnici ed è una programmazione che come sindaci abbiamo chiesto perché noi sappiamo che per alcuni mesi dovremo vivere in queste condizioni di graduali aperture e di graduali chiusure. Quindi noi siamo pronti ad arrivare in zona rossa, ma Ok. sarà l'Istituto Superiore di Sanità, coloro che stanno monitorando i dati che arrivano dalle regioni, a capire quali sono le regioni che giustamente devono andare in zone di maggiore prescrizione. Cioè, siamo usciti la settimana scorsa da un'improvvisazione sui DPCM ogni 2 giorni che ci facevano impazzire. Abbiamo adesso una programmazione. Sappiamo che i cittadini che stanno in zona gialla, se si comporteranno bene, saranno responsabili, avranno molte più possibilità di rimanerci, altrimenti andranno in zona arancione. I cittadini in zona arancione, se saranno responsabili e collaboreranno, eviteranno di andare in zona rossa, altrimenti si andrà in zona rossa. Mi sembra un meccanismo, come dire, comprensibile da parte di Sì, ma tutti, è certo. che è uno schema di lavoro non per una Certo. settimana, ma secondo me almeno per 4 mesi, fino a che il vaccino, speriamo, non sia diffuso velocemente, magari più velocemente di Sì. quello che pensiamo, a partire dalle fasce Ma più fragili. l'obiettivo Quindi è io il. fossi al governo, sarei dentro le fasce che ha definito, se poi peggiorano i criteri, è evidente che tutti noi dovremmo essere pronti a nuove restrizioni. Questa è la Scusi, ma programmazione che abbiamo chiesto, io l'obiettivo, mi starei dentro scusi questa Ricci, io per programmazione. capire, l'obiettivo è fra 4 mesi il vaccino o vedere un virus che corre molto più dei colori delle regioni? La prima domanda. La seconda è, No, la certo, Campania, per l'obiettivo. esempio, non ha ancora i numeri sufficienti per cambiare colore quando tutti dicono a Mai cominciare una dal scheda di presidente della Bettina regione, Fantastica. chiudiamo, chiudiamo, chiudiamo? Non so se ce l'abbiamo. Allora, intanto noi non è che dobbiamo aspettare il vaccino, noi dobbiamo provare a Che tenere sotto 4 mesi controllo il sono virus, tanti a a colori. renderlo il meno. Sì, però vede, né io né lei siamo degli scienziati, né io né lei conosciamo i 21 criteri regione per regione. O facciamo affidarci di coloro che definiscono i criteri scientifici, E io mi o fido altrimenti però di facciamo tutti i tutti gli medici che scienziati. stanno dicendo Allora, chiudiamo, anzi ma i chiudete. medici sono dentro la cabina, i medici sono rappresentati dentro la cabina di regia, non è che è una cabina di regia politica, questo voglio dire. Poi se i Certo. dati e la curva peggiora, noi sappiamo già che il destino di tutto il paese è arrivare nel giro di poche settimane ad essere zona rossa, ma se è stato definito un percorso, questo dico, no? Sì. Una griglia di lavoro per tutti chiara, perché dobbiamo noi ogni giorno fare un dibattito per dire chiudiamo o non chiudiamo?
E abbiamo già visto che sono peggiorati i dati in 5 regioni e da domani diventeranno arancioni. Può darsi che da qui alla prossima settimana avremo regioni che peggioreranno, magari avremo regioni che avranno un comportamento che ha creato dei meccanismi virtuosi che magari riusciranno a stare nella fascia nella quale sono oggi. Cioè, tutti noi sappiamo che dovremo passare l'inverno con graduali chiusure e graduali aperture. Io spero che non arriveremo mai tutti ad essere zona rossa, ma dobbiamo mettere in conto che l'Italia potrebbe diventare anche tutta zona rossa. Questo lo sappiamo, quindi dal momento in cui, cioè quello che dico, lo dico anche da sindaco, non possiamo ogni giorno, in base al dato dell'ultimo giorno, richiedere un nuovo DPCM, perché così diventa ingestibile la situazione. Allora, abbiamo detto che si fanno delle verifiche ogni 10-15 giorni, facciamo fare delle verifiche ogni 10-15 giorni e prendiamo le misure conseguenti. Se poi ci dicono che la situazione è peggiore rispetto a quella prevista, sappiamo già che dobbiamo passare da zona arancione a zona rossa. A cambiare colore. Allora, andiamo in pubblicità, poi vorrei che rispondesse però il professor Anelli e anche Pomicino, tra poco.